Buon pomeriggio a tutti ed eccoci al recap giornaliero sulla giornata appena trascorsa di borsa. Lo facciamo come al solito con l'analisi ciclica voluta. Allora, raccontiamo un pochino che cosa è successo. Qui abbiamo avuto l'apertura della giornata che ci ha portato verso il basso. Successivamente c'è stata una ripartenza verso l'alto e come vedete, caspiterina, tanti tentativi di rompere all'insù. In effetti, avendo creato un piccolo swing qua, quasi invisibile per chi non utilizza la ciclica voluta a 10.734, che cosa abbiamo fatto? In violazione del massimo, appunto, siamo andati long e ci siamo beccati un po' di lateralità, un pochino di discesa e poi questo candelone magnifico con la rottura definitiva avvenuta con questa candela. Siamo arrivati alla media mobile. Quindi primo dei target che ci si poteva aspettare, abbiamo iniziato a vedere questa candelina rossa e abbiamo chiuso sotto questo minimo. Perché? Perché non stava andando. Vedete? Non c'erano altre candele che contraddistinguono una salita decisa. D'accordo? Una sequenza di candele verdi. Abbiamo avuto una candela verde, sì, ma poi due rosse, poi una di nuovo verde e non abbiamo più fatto chiusure sopra la media mobile a 200 periodi. Buonanotte. Ok. Chiuso qua, mi aspettavo appunto una chiusura di giornaliero e infatti siamo andati in chiusura con un ritracciamento più forte nella realtà dell'atteso, tentativo di rialzo e ritorno verso il basso. Ok. Successivamente di nuovo abbiamo atteso. Allora, qui perché non siamo andati long? Come avevo voglia di andare, ok? Rispetto all'analisi peraltro detta, l'aggiornamento dei massimi c'è stato, ma volevo un aggiornamento un po' più alto, ok? Perché non siamo andati qui anche prendendo per buona la partenza di un secondo T-3 da lì? 27 barre, quindi oltre le 24. Per il fatto che, creato uno swing definitivo qua, a 10.727, le candele successive non hanno mai violato rialzo, quindi non siamo andati long. Prima creazione possibile di swing, superato o pari rispetto al precedente, 722, 722,9, ok? Doppio massimo, non mi crea swing. Terzo massimo, più alto, 10.727 rispetto a 10.722, creazione possibile di uno swing, ma se poi non riusciamo successivamente a far partire un qualche cosa rialzo, io non entro in violazione, se non entro se non in violazione dei 10.727 con candele decise. Qui c'è stata? No, discesa, discesa, discesa. Ok, riproviamo. Stesso identico esercizio fatto nel fine della giornata, anche se non avevo tutta questa gran voglia di valutare effettivamente un'operazione troppo ridosso delle 17.15, perché sapete come la penso sull'overnight. Oltretutto eravamo all'interno dell'accumulo, della nuvoletta, per cui prima fammi vedere che riesce a uscire e poi ne parliamo, ok? Per cui siamo entrati di nuovo, creazione di swing, no, superato da questo massimo, creazione di swing, no, superato da questo massimo. Qui candela successiva a questa di massimo a 10.698, perfetto. Violazioni al rialzo? No, nessuna, quindi non entro long. Per cui, essendo anche complessa, complesso a questo punto suddividere questo per ora possibile T-1 a tre tempi in T-3, non mi muovo. Esattamente come ci suggeriva Gunn, eccellente trader, a metà del secolo scorso, ovvero a cavallo del 1900, se non ho chiara la situazione, non mi muovo. Anche perché ci sono state ben due finte rialzo seguite da candeloni rossi che mi portano giù. Rialzo no, niente. Anche se mi aspettavo qualcosa di più oltre a questa salita, non è un problema. Se il metodo non mi dà rialzo, eventualmente non entro e aspetto di chiarire la posizione. Anche perché, di nuovo, vi faccio notare una cosa interessante. La durata minima di un T-3 su DAX è di 22 barre. Qui quindi potrebbe essersi chiuso il primo
di meno 3 su questo minimo, perché siamo arrivati a 25. Successivamente, qui potrebbe essersi chiuso a meno di 24 un secondo T-3, perché ha avuto un paio di candele e un pezzo a ribasso, poi ripartenza, oppure, e poi se diamo per chiuso qua, da qua potrebbe essere partito un quarto T-3, sempre corto, che avrebbe completato e portato in potenziale chiusura un T-1. Se noi prendiamo una durata minima di 24 candele, o 22, come detto, facciamo anche soltanto 24 moltiplicato per 3, o 24, 48, 72, tre tempi per un T-3, per un T-1, per un ciclo che mediamente ne ha 4 di tempi, ma in questo caso può fare un tre tempi. Quindi qui, o eventualmente dove ci sveglieremo domani mattina se ci sarà un minimo inferiore, può aver chiuso un primo T-1 a tre tempi. Entro long, mentre stiamo vincolando gli eventuali alti T-3 a ribasso? No, non ha molto senso, rischio soltanto di perderci dei soldi. Questo, a questo servono gli swing, i volumi, le divergenze e tutto ciò che è contenuto all'interno dell'analisi ciclica voluta. Serve eventualmente anche solo a non farmi prendere continuamente un loss sperando che da questo minimo si sia partiti per andare a target anche soltanto qua? Sì, perché non mi viene conto il trade. Serve a evitare di nuovo di prendere un altro abbaglio con un altro long che magari, dico, parte qua perché candela verde, verde lunga, candela verde lunga con orientamento verso l'alto, proviamo, terza candela che fa un massimo ma poi inizia a ripiegare, va giù. Serve a evitarmi di nuovo un eventuale o stop loss o fermata del trade, e quindi anche solo in pari, e quindi mi evita le perdite, che è la prima regola che bisogna rispettare per fare trading. Un bravo trader prima di tutto evita le perdite prima che andare a fare profitti? La risposta è ovvia, per cui non procederò come eventualmente programmato dalla mattina se vedo che dopo un massimo non seguono altri volumi, altre candele rialzo. Eventualmente aspetterò il momento giusto per riposizionarmi long, o se vedrò che le cose cambiano mi adatterò quanto più rapidamente possibile, anche perché di nuovo in questo caso guardate come sta cambiando l'inclinazione, la media mobile a 50 periodi, e qui stava andando dritta spedita verso la blu e ad andare in golden cross. È successo? No, piegamento durissimo, e poi vediamo. Capite che il discorso è sempre importante, l'osservazione di grafici è estremamente importante. Altra cosa, cerco di essere più veloce possibile. Eccoci qua. L'inverso non può aver chiuso a 14 barre. L'inverso è partito qua, il quarto T-3 inverso. Può aver chiuso qua a 20 barre? No. Dato che non può aver chiuso sul minimo, ma deve chiudere sul massimo, e siamo arrivati alla durata minima oltretutto di un quarto T-3 inverso a 22 barre, a un certo punto dovremmo avere un massimo, si crea un massimo, valuteremo se lo swing rimarrà tale e solo in violazione dello stesso ci riposizioneremo eventualmente long. Capite, la ciclica evoluta è estremamente fluida, non dà per scontato che un movimento debba essere rispettato rispetto ai piani della mattina. Ci si adatta rapidamente al mercato per evitare di perdere dei soldi. La ciclica voluta non è mera teoria, come purtroppo in molti casi la vecchia ciclica, la 1.0 o la 2.0. È estremamente dinamica, perché legge delle cose che non sono contenute nella vecchia ciclica, tra cui volumi e tante altre cose. Guardate qua, ho lasciato volutamente quella che pensavamo sarebbe stata una divergenza rialzista. Minimi crescenti fino a questa candela, minimi decrescenti fino a questo punto. Annullate.
Ma se io utilizzassi solo un indicatore come una divergenza per fare trading, mi sarei messo long, avrei visto leggermente un leggero rialzo e sarei stato felice, e poi avrei preso solo bastonate. Se invece utilizzo la ciclica evoluta, non solo gli indicatori, e gli indicatori sono innestati in un metodo come la ciclica, che opera anche a livello di tempo e di volumi, come detto, io qui la fregatura non la prendo. E qui stiamo parlando a livello operativo. Per il DAX abbiamo concluso, vediamo anche rapidamente il FTSE MIB, ok? Qui è ancora più palese la situazione. Vedete che dopo comunque un raccordo che qui c'è stato, perché questo è un tipico raccordo, chiarissimo da vedere dopo, difficilissimo da gestire nel durante, ok? Perché viola swing precedenti e quindi ci dà un segnale long, viola anche la media mobile a 50 periodi e ci dice dai che stiamo salendo e poi boom, ripiomba verso il basso. Quindi se non sapete dove mettere gli stop loss, andate a perdere i soldi o vi prendete uno spavento forte, poi si riparte e si va nella direzione corretta, quella che era stata indicata. Anche qui, apertura alle 9 di mattina con piccola discesa, molto più bassa rispetto a quella del DAX. Salita e spinta, quindi segnale sopra lo swing di acquistare, due candele di tentennamento però uscita dall'accumulo, tentativo di salita, violazione finalmente di pochissimo di questi massimi, ma poi candela rossa, candela rossa, candela verde, candela rossa e inizio delle discese. In questo caso è più facile leggere T-3 e alto. Qui siamo arrivati a 24 barre. Qui sposto la partenza del secondo T-3 alle 9:45. Prima un altro raccordo. Ci sono una quantità di raccordi e finte fenomenali in questo periodo. Per cui ci possiamo mettere un bel raccordino qui, lo copiamo. Eccolo qua. Volete sapere che cos'è un raccordo? È questo. Altra cosa, vincolo a questo punto del secondo T-3 a ribasso. Quindi qui era più facile da fare come riflessione, però quando arrivava? Arrivava alla 24esima candela. E dici, caspita, può durare minimo 24, mi azzardo ad andare short. Se avessi comunque provato, avrei raggiunto anche magari un piccolo target, ma poi di nuovo, contro, finta di ripartenza di terzo T-3, 1, 2, 3. 4, neanche 5 candele, siamo di nuovo sotto questo minimo. Bellissima finta, due finte esattamente come su DAX. Ci caschiamo se siamo degli analisti quantitativi e se utilizziamo la ciclica evoluta? No, non ci caschiamo. Perché dopo la violazione, anzi, dopo la creazione dello swing, sia qui che qui, esattamente come su DAX, noi non ci siamo mossi long. Non lo facciamo. Non abbiamo avuto la verifica. E dato che qui è estremamente probabile che sia partito il quarto T-3 inverso, anzi ve lo do per certo, ok? 12:45. Anche in questo caso, dalle 12:45 abbiamo avuto un bel movimento di spinta verso il basso per far partire eventualmente un secondo T-1, dopo che il primo T-1 può essersi chiuso. Qua, anche in questo caso, a tre tempi, stiamo viaggiando rapidi, ok? E dato che abbiamo già la bellezza di 19 candele su minimo 24 per lanciare appunto un T-1 inverso, e da qui è estremamente probabile che sia partito un T-1, per cui se, sempre inverso, se andremo a violare questo massimo, ed eventualmente inizieremo già a violare questo, sapremo che si vincolerà a ribasso d'inverso, ovvero a rialzo d'indice, e potremo andare long. Discorso molto differente se invece purtroppo andremo sotto questo minimo. Quindi avremo il tempo per ragionarci e posizionarci di conseguenza? Caspiterina, sì. Questo minimo è molto vicino alla chiusura di oggi, è a 17.082 punti. Conto i 17.176, ci sono meno di 100 punti per capire che cosa fare e come muoversi. Fantastico! Oltretutto, in base al tempo, sapremo per quanto tempo potremo rimanere short eventualmente se andiamo in violazione di questo minimo.
Invece, se andiamo in violazione di questo massimo, sappiamo per quanto tempo ciclico potremo rimanere long. È vero, è più distante. Però se già ho una violazione di questo, non mi occupo più di long, inizio soltanto a posizionarmi short. Ok? Per cui, riflettete sempre sulla formazione, importante per capire tutto quello che vi segnalo, e oltre a questo, fatela con chi volete, non c'è nessun problema, e oltre a questo, ragionate sul fatto che se comprendete bene l'analisi ciclica evoluta, sapete quanto è rapida nel reagire a eventuali programmi che ci siamo impostati anche soltanto la mattina, e quanto facilmente ci evita delle perdite. Se invece non riuscite a comprendere bene tutto quello che racconto, valutate, ripeto, di fare un po' di formazione, d'accordo? Vi ringrazio per il lungo ascolto che mi avete dato e vi auguro una splendida serata. Arrivederci.